Le mascherine, però, di cosa ci siamo accorti? Di essere invecchiati. La nostra pelle, insomma, ha subito comunque il contraccolpo della mascherina, dello stare molto in casa, della mancanza anche di aria fresca, oserei dire. Stiamo invecchiando e non ci piace. Il livello medio dell'età in Italia è tra i 46 e i 56 anni, 10 punti in più rispetto alla popolazione inglese, e la situazione non migliorerà. Tutto questo cosa ha provocato? Un aumento notevole della vendita di prodotti per la pelle, di creme soprattutto, antirughe, borse sotto gli occhi, contro le macchie dell'età. Cioè, sono prodotti che nei nostri carrelli si affollano quotidianamente. Ci faranno bene, ci faranno male? Lo chiediamo ad Antonio Cristaudo, direttore del Dipartimento Clinica e Ricerca Dermatologica dell'Istituto San Gallicano di Roma. Buongiorno direttore, benvenuto a Palomar. Buongiorno a lei e ai suoi radioascoltatori. Allora, la cosa che mi ha colpito di più è questa democratizzazione dello skincare, cioè i prezzi di questi prodotti sono piuttosto popolari, insomma, abbastanza bassi, e quindi sono a disposizione veramente di tutti, no? Tutti possono acquistarli senza grossi problemi. Ma può essere pericoloso? Ma guardi, l'utilizzo di queste creme di per sé non è tanto pericoloso. Certamente bisogna considerare il singolo soggetto, quindi se il singolo soggetto ha delle patologie cutanee, se ha una pelle cosiddetta sensibile, se ha delle problematiche allergologiche, quindi sono tutte delle problematiche che devono essere in qualche modo considerate dal dermatologo prima di consigliare un prodotto adeguato per la singola paziente, per il singolo paziente, perché come lei sa bene, questi prodotti ne vengono adoperati soltanto dalle donne, ma attualmente sempre più adoperati anche dagli uomini. Ah, certo. Quindi certo, esistono quindi delle linee specifiche sia per l'uno che per l'altra genere. Ecco, poi tra l'altro le creme antirughe segnano un più 9%, e qui, come diceva lei, il pubblico, diciamo così, gli utilizzatori sono molto eterogenei, quindi uomini, donne, senza nessuna distinzione. Ma per esempio, questi prodotti hanno delle etichette piuttosto incomprensibili. Noi a cosa dobbiamo fare attenzione? Cosa dobbiamo guardare? Ah, guardi, la composizione e leggere le etichette è sempre fondamentale. Le etichette non sono incomplete in genere in tutti i prodotti, anche se effettivamente attualmente un prodotto che viene comprato in farmacia o nei prodotti o nei negozi, ma anche nel supermercato, viene descritta sempre la composizione del prodotto. Quindi la composizione ci indica quali prodotti che sono all'interno, ci indica quali sono i principi attivi, ci indicano se effettivamente un soggetto che in qualche modo si riconosce o sa di essere allergico a uno di questi prodotti può evitare tranquillamente quel tipo di prodotto. Non so, molti soggetti sono allergici ai profumi, ma in commercio esistono tanti prodotti che sono cosiddetti fragrance free, per cui un soggetto che sono allergici ai conservanti dei cosmetici, ma anche in questo caso esistono dei prodotti che non contengono conservanti, perché la conservazione viene effettuata. Certo, è un prodotto che magari costa un pochettino di più, ma sono dei prodotti che hanno una composizione per cui non necessitano di aggiunta di conservanti. Il conservante più o meno è sempre presente nel prodotto perché ne garantisce quello che è la caratteristica del prodotto, l'utilità del prodotto, e ne garantisce che il prodotto non vada incontro a processi di presenza di batteri o di altre sostanze che possono essere nocivi. Quindi anche leggere queste cose è già di per sé un aspetto importante. Ci tutela. Direttore Cristaudo, le faccio una domanda da $1 milioni. Queste creme funzionano contro l'invecchiamento della pelle? Guardi, certo, nel senso, qual è il problema? L'utilizzo continuo di determinate creme sicuramente aiuta. Ecco, nel senso che dipende tutto da quello che sono le aspettative del paziente e da quelle che sono le condizioni di base del paziente. In una condizione cosiddetta, diciamo, tra virgolette, normali, l'utilizzo di creme anti-age, anti-età, anti-rughe, come li vogliamo chiamare, sicuramente costituisce un aiuto nel mantenere la pelle in condizioni buone, diciamo. Se le condizioni invece
Se un soggetto invece richiede ha aspettative maggiori, allora in questo caso non sono più sufficienti le creme, ma si va verso quelle che sono altre problematiche più invasive. Ma noi cosa possiamo fare? Non so se sono stato chiaro. Moltissimo, ma che tipo di abitudini dobbiamo avere per tutelare la nostra pelle finché siamo in tempo? Due cose fondamentali, direi. Sì. Prima, una detersione che deve essere una detersione adeguata, quindi la pelle deve essere sempre detersa e pulita. Il fatto successivo invece, successivamente si possono applicare delle creme che prendono in considerazione proprio il singolo soggetto, quindi c'è quello che ha bisogno, magari la donna di 40 anni che ha bisogno soltanto di una crema leggermente idratante per mantenere la sua condizione di cute in condizioni ottime, invece magari un soggetto di 50-60 anni che ha bisogno invece di una crema dove ci sono presenti dei principi attivi che mantengono, che hanno bisogno, che di cui la pelle ha maggiormente bisogno, quindi dipende in parte dall'età, in parte dalle condizioni del singolo paziente, perché non siamo tutti uguali. Eh beh, certo. Discorso a parte è quello del sole, i raggi solari che sono nocivi senza Allora, sì. L'esposizione solare, anche specialmente questo è il momento più importante, l'invecchiamento si divide, diciamo, cutaneo in due tipi, un crono invecchiamento, quello che viene chiamato crono invecchiamento, che è l'invecchiamento naturale a cui andiamo incontro tutti quanti, chi più, chi meno, chi prima, chi dopo, chi in maniera più accentuata e chi invece di meno, e poi l'altro invece che è il fotoinvecchiamento. Le due manifestazioni, il crono invecchiamento e il fotoinvecchiamento, naturalmente hanno importanza insieme. Allora noi con l'utilizzo delle creme solari possiamo in qualche modo limitare quello che è il processo del fotoinvecchiamento. Un'eccessiva esposizione solare, un'eccessiva esposizione alle lampade ultraviolette sicuramente non fa altro che aumentare quello che è dell'invecchiamento. Come si presenta? Si presenta in vari modi, con delle rughe più accentuate, si presenta con delle macchie più accentuate a livello del viso, del volto, del collo. Quindi l'utilizzo continuo di questo tipo di creme, e sul mercato ne esistono di vari tipi, con un fattore di protezione più o meno differente, da 20, 30, 50, a seconda delle condizioni del paziente, questi sono sicuramente, oltre che a prevenire in soggetti predisposti l'insorgenza di patologie cutanee, sono anche importanti per prevenire un precoce invecchiamento. Certo, quindi l'utilizzo certo. di queste creme è importante e fondamentale, direi. Grazie ad Antonio Cristaudo, direttore del Dipartimento Clinica e Ricerca Dermatologica dell'Istituto San Gallicano, è stato chiarissimo.